Ci troviamo presso la Biblioteca Blu del campus di Rimini, Università di Bologna, una biblioteca centralizzata, multidisciplinare e aperta alla città. La sede attuale si trova dal 2007 in pieno centro, tra via Gambalunga e corso Giovanni XXIII, in una strada intestata alle vittime civili di guerra, poiché qui, nell'interrato della biblioteca, si trovava un rifugio che fu bombardato durante la Seconda Guerra Mondiale. La biblioteca copre attualmente 8 ambiti disciplinari e 20 corsi che si riferiscono a temi chiave per il campus, con particolare attenzione alle vocazioni territoriali. Il primo nucleo dell'odierna biblioteca risale al 1972, allorché si decise di destinare parte dei finanziamenti della Scuola Superiore di Studi Turistici dell'Università di Bologna alla creazione di un fondo librario. Con l'istituzione a Rimini di 2 diplomi universitari della Facoltà di Scienze Statistiche nel 1992, la biblioteca si arricchì raggiungendo una consistenza di circa 4.000 volumi, che oggi sono circa 60.000. Nel contesto dello sviluppo delle raccolte appartenenti ai diversi ambiti disciplinari, assumono grande consistenza le donazioni Munno, Testoni e Vestis, tutte acquisite nel 2005 legate alla moda. Vestis è l'associazione per lo sviluppo degli studi nel settore della moda e dalla collaborazione con l'Ateneo è nato il corso di perfezionamento post laurea per operatori nel settore moda. La collezione Vestis è un'importante testimonianza di come si è evoluta la nostra cultura, dalla storia del costume alle tecniche, alle professioni, alla fotografia, al marketing, alla sociologia, alla psicologia e alla semiotica. La donazione Michelina Munno ha permesso di colmare lacune cronologiche relative all'editoria periodica di moda antecedente al XXI secolo. Appassionata di moda, musica, fotografia e arte contemporanea, Michelina donò alla biblioteca la sua ampia collezione di periodici di moda, risalenti soprattutto agli anni 80 e 90. Un'altra donazione molto importante è quella legata al sarto bolognese Alessandro Testoni. Dedito alla confezione di abiti maschili, Testoni prestò la propria opera anche all'interno della sartoria del Teatro Comunale di Bologna. Oltre a queste donazioni, poi, nella sezione periodici troviamo alcuni documenti rari e di pregio. Per esempio, Lidl, mensile italiano di costume e moda, vi scrissero tra gli altri Massimo Bontempelli, Grazia Deledda, Amalia Guglielminetti e Luigi Pirandello. Le copertine, in parte fotografiche e in parte illustrate, vennero realizzate tra gli altri da René Gruau, Brunetta Mateldi e Bruno Munari. Un altro periodico unico nel suo genere è Visionaire e la Biblioteca Centrale del Campus di Rimini è l'unica in Italia a sottoscriverne un abbonamento dal 2006. Rivista newyorkese di moda e di arte, fondata con piglio sperimentale nel 1991, si presenta come un vero e proprio oggetto di culto e da collezione. Esce periodicamente, in edizione limitata e numerata, e il formato e l'aspetto variano di volta in volta. Infine, va sicuramente citato Pianeta Fresco, rara rivista d'arte, edita tra il 1967 e il 1968, curata da Allen Ginsberg, Fernanda Pivano e da suo marito, Ettore Sozzas, uno dei più noti architetti e designer del periodo. A metà strada tra un giornale underground e uno di arte d'avanguardia, Pianeta Fresco è un inno al pacifismo, alla creatività, al femminismo e all'amore libero, come disse una volta Fernanda Pivano. La Biblioteca Blu del campus di Rimini è un luogo accogliente, con spazi dedicati allo studio e un ampio giardino esterno. Sono presenti spazi comuni e prenotabili, come il Covo, per le attività di co-working per lo studio di gruppo, e il Learning Commons, utilizzabile ad alta voce. La nostra biblioteca è un centro culturale di aggregazione, frequentato da molti studenti internazionali. È una vera piazza del sapere, dove ciascuno riconosce un senso di appartenenza e di cittadinanza. Thank you.